Lavoro soltanto ai progetti che mi piacciono. E se non mi piacciono, mi devono davvero ricoprire d'oro. Ma siccome non mi ricopre d'oro nessuno, lavoro soltanto alle cose che mi piacciono. E Rasputin era tra i mondi che mi intrigano. Perché è una storia interessante e comunque è davvero storia. E quindi ho deciso di lavorarci. Poi con Luis c'è un passato, nel senso che abbiamo già fatto un altro film assieme, che per me è stato molto soddisfacente, e perché non è facile in Italia avere la possibilità di sperimentare facendo il proprio lavoro, e con Luis ho la possibilità di continuare a farlo, come con gli altri registi con cui lavoro, e quindi mi auguro che ci sia anche un terzo film assieme. Solitamente scrivo la maggior parte della musica leggendo la sceneggiatura, e anche per questo film è andata così. Ho composto il 99% della musica sulla sceneggiatura e parlando con Luis di quello che lui aveva in mente per il film. Poi non è sempre detto che i brani scritti per una determinata scena finiscano lì, a volte vengono spostati altrove. E questo rimette un po' in discussione tutta quanta la struttura musicale del film. E per me è un aspetto necessario questo, quello cioè di rimettere in gioco tutto. Nonostante scriva quello che è il mood dal punto di vista musicale del film, già prima poi questo lo estendo tutto quanto il film, lo sposto, è una sorta di puzzle dove ci si diverte anche a giocare. E siccome in inglese suonare play significa anche giocare, in italiano non è possibile fare lo stesso gioco, ma io lo faccio.